Nella vicenda Lehman Brothers stiamo intervenendo a favore dei nostri clienti, a tutela e difesa dei loro risparmi. 10 anni fa Ennio Doris annunciava che Mediolanum sarebbe stata concretamente vicina ai clienti nella crisi Lehman Brothers. Oggi continuiamo ad esservi vicini per dare più soluzioni per i vostri risparmi, gli investimenti, per scegliere il mutuo e per proteggere voi e la vostra famiglia. 10 anni fa come oggi, consulenti da sempre. Banca Mediolanum, costruita intorno a te. Dai forma al tuo trading. 15.000 mercati e anche azioni. Piattaforme e tecnologia ai massimi livelli. Team italiano con sede a Milano. IG, tutto quello che ti serve per dar forma al tuo trading. Apri un conto su IG.com. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blue Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Mercati globali, la BCE lancia l'allarme. G20, gli squilibri del mondo sul tavolo dei grandi. Manovra, va avanti la procedura UE contro l'Italia. I big tech nel mondo scrivono 71 miliardi di tasse. Intesa San Paolo, il futuro è digital. La Tixis e le conseguenze della volatilità. Brexit e manovra di bilancio italiana sono i due fattori che possono destabilizzare i mercati secondo la Banca Centrale Europea, che ha pubblicato la Financial Stability Review, il rapporto sulla stabilità finanziaria, in particolare sull'Italia. L'autorità guidata da Mario Draghi ha sottolineato che le tensioni sui titoli di Stato ci ricordano quanto velocemente le incertezze della politica possano portare a un cambiamento della fiducia sul mercato e un aumento del premio a rischio. Sempre per la BCE, nell'Eurozona i timori dei mercati sui piani di bilancio dell'Italia sono aumentati rispetto a maggio e secondo Francoforte anche la Brexit rappresenta un rischio per la stabilità finanziaria nell'Eurozona e avverte che le banche e tutti gli istituti finanziari devono prepararsi a qualsiasi esito, anche un no deal. Al via Buenos Aires il vertice di due giorni del G20 che riunisce leader dei 20 paesi più industrializzati del mondo. In agenda, oltre a temi economici e finanziari, anche gli squilibri del pianeta, lo sviluppo sostenibile, le questioni di genere, i temi relativi alla salute e la lotta al terrorismo, ma anche l'escalation delle tensioni tra Ucraina e Russia e la disputa commerciale tra Stati Uniti, Cina e altri paesi. Alla fine del summit è prevista la firma di una dichiarazione conclusiva con impegni che i partecipanti sono tenuti a rispettare. Parallelamente si prevedono intanto dimostrazioni di massa con decine di migliaia di persone che hanno già annunciato proteste nella capitale argentina contro la globalizzazione e la crisi economica. Va avanti la procedura di infrazione con cui l'Europa potrebbe sanzionare l'Italia per non aver rispettato gli obiettivi sul deficit di bilancio nella prossima manovra economica. Un'altra tappa della procedura di infrazione si è infatti conclusa con il via libera dell'Ecofin, il Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e di tutti gli altri Stati membri dell'UE, che ha espresso un parere favorevole alle sanzioni. Per il Consiglio, il debito pubblico italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l'economia. Le misure sulle pensioni, insieme all'avvento del trend demografico, possono toccare negativamente in positivo generato dalle riforme delle pensioni passate e indebolire la sostenibilità a lungo termine delle finanze. Tuttavia il ministro dell'economia Giovanni Tria sembra essere abbastanza fiducioso sul fatto che l'Italia eviterà la procedura di infrazione dell'UE. Risparmi sulle imposte giganteschi per un totale di oltre 71 miliardi di euro. Sono quelli che i giganti del web e le grandi software house internazionali hanno ottenuto mettendo la loro sede in paesi a fiscalità agevolata. Lo sostiene un'analisi sulle multinazionali dell'area studi di Mediobanca, che ha preso in esame i bilanci di colossi internazionali del calibro di Apple e Amazon. Il risparmio di Apple, che però genera la maggior parte del suo fatturato in hardware, è stato pari a 23 miliardi. Amazon, secondo lo studio, per produrre 10 milioni di fatturato, impiega 38 persone contro le 56 impiegate dalle altre multinazionali della grande distribuzione organizzata. Intesa San Paolo è ora la prima banca digital del paese. Sono 8 milioni clienti multicanali, di cui quasi 3 milioni sulla nuova app Intesa San Paolo Mobile, con 56 milioni di login al mese e 53 le operazioni dispositive in un anno. Forrester Research, società di ricerca a livello mondiale, posiziona la piattaforma digitale retail della banca guidata dall'amministratore delegato Carlo Messina tra le prime 3 banche digital in Europa. Secondo una recente indagine condotta da Ipsos sull'utilizzo degli strumenti digitali e sui canali preferiti nella relazione con la propria banca, gli italiani sono sempre più connessi. Il 75% si collega mensilmente a internet da mobile, scaricando un'ampia tipologia di app.
Il 62% degli investitori a livello globale, 64% in Italia, crede che la volatilità del mercato indebolisca la loro capacità di raggiungere gli obiettivi di risparmio e di pensionamento, lo rivela un'indagine globale di Natixis Investment Managers condotta su 9.100 investitori individuali tra Asia e Europa continentale, 400 in Italia, America Latina e Americhe. Pur non rinunciando così alle loro aspettative di rendimento, questa preoccupazione degli investitori a livello globale li spinge ad adottare un approccio più cauto negli investimenti. Oltre 9 investitori su 10 attribuiscono importanza alla protezione degli asset e a un maggiore controllo del rischio. Tutti questi risultati suggeriscono che gli investitori sembrano essere predisposti a favore delle strategie di investimento attive, ma essendo anche le commissioni un loro focus, hanno ancora idee sbagliate su ciò che gli investimenti passivi possono offrire. Il consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com è Leonardo, Outperform per Mediobanca e Ed per Banca IMI con targhe rispettive a 14 e 12,10 euro. Apertura in mattinata a 8,68, Piaggio Aereo potrebbe essere sottovalutata dal mercato. Ecco la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica un prodotto di Allianz, mentre ultima posizione per Investec. Qui da Blue Rating News è tutto, vi auguriamo un buon weekend e un buon investimento. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Consulenti finanziari, siete pronti? Parte l'albo. Aggiornamento, contabilità, contrattualistica, gestione portafoglio. Blue Advisor, la piattaforma per i consulenti finanziari. Prova gratis. www.blueadvisor.com